Lascia like, ma soprattutto commenta qui sotto con la prossima squadra che vorresti vedere nella serie in cui andiamo a giocare tutto il mondiale. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi, nuovo episodio di Ragazzoi dove andiamo a prendere una nazionale e andiamo a giocare tutto il mondiale. Oggi è il turno della grande Francia. Come state vedendo qui sotto ragazzoi, la Francia che ha vinto il mondiale nel 98 ma soprattutto nel 2018, quindi l'ultimo mondiale che abbiamo giocato, nel suo girone a Australia, Danimarca e Tunisia. Come sempre ragazzoli, vi ricordo che se vi siete persi gli ultimi episodi basta che cliccate qui in alto, c'è la playlist, ho fatto una playlist inerente al mondiale, insomma potete andare a vedere gli altri episodi con le altre nazionali, ma soprattutto anche l'episodio che abbiamo fatto con la nostra Italia. Quindi signori, la Francia, eccola qui, la andiamo subito a selezionare, il palcoscenico più prestigioso al mondo. Quindi signori, vabbè, la scarpa d'oro là, ok, Francia-Australia è la prima partita, come sempre andiamo a vedere la nostra formazione. Tra l'altro abbiamo la coppia d'attacco Karim Benzema, Kylian Mbappé, signori. Mbappé, che spettacolo. Abbiamo anche Giroud tra i convocati, Ben Yedder, Chouameni, Rabiot, Digne, Magnan non è tra i convocati ragazzi perché è infortunato in realtà, quindi avremo Lloris nella vera, diciamo, Francia. Qui abbiamo tutti i giocatori, ok, ci sono tutti. Dembélé sicuramente è stato tra i convocati, Ben Yedder pure lui è stato tra i convocati, quindi per adesso facciamo la panchina con Ben Yedder, Dembélé, Chouameni, Rabiot. Anzi, vediamo la formazione titolare, va, perché qui giocano con un 3-4-1-2, che non mi sembra un bruttissimo modulo, soprattutto con due fasce di spinta come queste. Kanté e Pogba sono tutti e due infortunati, quindi io direi di rimanere, diciamo, in quello che è la realtà e di non farli giocare. Koundé, Varane, Kimpembe. Varane in teoria si dovrebbe riprendere per il mondiale, quindi per adesso lo lasciamo. Al posto di Magnan mettiamo Areola. E per il resto direi ragazzi che abbiamo messo su una buona squadra. Andiamo a mettere i giocatori che devono stare qua a centrocampo. Ma ragazzi, ma non mi hanno messo... Scusate, Ferland Mendy non è stato convocato. E soprattutto non mi hanno messo Camavinga. Manca anche Camavinga. Attenzione. Ok, faremo senza Camavinga. La coppia Rabiot-Chouameni per questo mondiale. Quindi andiamo a mettere Guendouzi e a centrocampo insieme a lui il grande Veretout, che è stato convocato appunto pure lui. Per il resto direi che ci siamo. Siamo in linea. Io andrei a usare proprio il modulo che ci hanno detto loro, quindi il 3-4-1-2. Prima partita ragazzuoli contro l'Australia. Qui bisogna subito iniziare a far vedere chi comanda e a centrare subito i tre punti. E ci siamo signori. Ma ragazzi, cioè io non vedo l'ora inizi sto mondiale. Per quanto che non ci sarà l'Italia, mi dispiace veramente, non potete capire quanto, soprattutto dopo essere stata alla finale dell'Europeo l'anno scorso, a guardarlo ragazzi, guardare la partita Inghilterra. Cioè l'ambiente, l'atmosfera del mondiale è qualcosa che non lo so, però è stupendo secondo me. Quindi ragazzuoli, dall'Albert Stadium, Francia-Australia, qui per la prima partita della FIFA World Cup di questa Francia, una delle pretendenti al titolo, delle favorite al titolo signori. Le magliette sono bellissime, perfetto, dopo ci devo guardare per forza. Signori, si comincia, Francia-Australia, let's go. Adrien Rabiot, Benzema, Karim Benzema, Coman, attenzione Coman, per Karim Benzema, Benzema, calma signori, calma, Griezmann, può tentare il tiro a giro, niente da fare, la palla sui piedi di Rabiot. Buono il recupero della palla, attenzione qua. Griezmann. Per Mbappé. Dentro l'area, Mbappé! Kylian! Mbappé! Kylian, signori! Mbappé, giocatore, trascinatore di questa Francia. Guardate qui, bello l'inseguimento, bella la palla qui di Griezmann. Mbappé ragazzi, di lì, da dentro l'area ovviamente non può sbagliare. Kylianuccio la mette dentro, Francia 1, Australia 0. Nonostante queste maglie veramente facciano un po' schifo, insomma devo capire, cioè è difficile insomma giocarci. Kylian Mbappé, ragazzi, Mbappé col destro. Porca miseria, dove è volato quello? Siamo ancora noi? Siamo ancora noi, esattamente. Attenzione, bello lì, guardalo, guardalo, no cosa ha parato. Benzema, partito Mbappé, vediamo un po', ha servito benissimo da Benzema, attenzione. Madonna, questi come spingono ragazzi, mamma mia. Finisce qui il primo tempo, per ora la Francia è in vantaggio di una sola rete a 0. Kylian Mbappé, ragazzuoli, il nostro numero 10 l'ha messa dentro. Vediamo un po' il secondo tempo come va. Attenzione la palla qui dentro, occhio all'Australia, gol. Lloris bucato, qui ci hanno fatto un bel inserimento, guardate lì la palla filtrante, arriva Boyle che la mette dentro con questo tiro ad incrociare, va bene, calma, calma signori, ecco proprio calma così. Ha recuperato il pallone da Mbappé ragazzi, Mbappé, Mbappé,
Mbappé, sempre lui. C'è Karim che gli viene data la palla. Attenzione, Benzema dentro l'area. Benzema prova a incrociare. Karim! Benzema! Il pallone d'oro sull'assist perfetto di Kylian Mbappé, signori. Karim la mette dentro e poi bacia il terreno, ragazzuoli, e ringrazia al cielo per questa grande rete. E la Francia, i tifosi francesi sono in delirio. Qui, bello l'inserimento fisico davanti, un tocco e poi boom. Di lì ovviamente Karim non sbaglia, signori. 2-1 al 68esimo. Fatto un paio di cambi, ragazzuoli, dentro Benyedder, Guendouzi, Dembélé, Hernandez e Veretout. Dai ragazzi, forza, chiudiamo sta partita. 90esimo, ragazzi, novantesimo. Calma, signori, calma. È il 90esimo. Occhio. Attenzione, la palla potrebbe essere messa dentro. Viene. Oh, quello è da solo. Oddio, come l'abbiamo murato. Porca miseria. Via tutto. E con il brivido finale, signori, la Francia vince con l'Australia. 3 punti che vengono a casa. Mamma mia, cioè, comunque tutte le squadre, a prescindere dalla valutazione, boh, mi sembrano il Barcellona. Cioè, tutti che giocano di prima, ta 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 ta. Ma alla fine l'abbiamo portata a casa noi. Quindi, signori, la Tunisia ha vinto contro la Danimarca. Dobbiamo giocare noi contro la Danimarca in questo momento qua. Gioca partita. Attenzione, la Danimarca di Poulsen ed Eriksen. Comunque, questo modulo mi piace, Questo 3-5-2 funziona veramente, veramente bene. Le magliette, come vedete, sono perfette. Quindi è il momento di andare a giocare Danimarca contro Francia. Eccoci qua, seconda partita del girone. Vincere oggi vorrebbe dire avere un passo già agli ottavi di finale. Quindi la concentrazione deve essere massima, assolutamente. Non può essere una partita come quella fatta contro l'Australia, anche se abbiamo vinto. Ma deve essere una partita molto più, diciamo, incisiva. Quindi, signori, let's go, forza, dai. Pensando dall'altra parte, eccolo lì. Potrebbe arrivare Benzema dentro. Eccolo Benzema. Provate a staccare. Bella l'azione, però mi è piaciuta. Pensate Hernandez. Prova col mancino. Attenzione a te, ragazzuoli. Hai capito? Occhio. Mamma mia, Lloris cosa ha preso, ragazzi. Porca miseria. Griezmann. Benzema. Dall'altra parte c'è Coman, ragazzi. Attenzione. Ho visto un Griezmann entrare. Che pallina. Non ci credo. Fosse passata. Mamma mia. La palla è ancora là. Siamo ancora lì. Calma, signori, calma. Si appoggia qui Karim per Griezmann. Questa è la giocata che volevamo vedere. Questa è la giocata che volevamo vedere. Mamma mia, signori. Qui stacca bene Kira. O Coman o Tchouameni. Qui Mbappé ha fatto una sponda incredibile per Griezmann, che stoppa col destro e con il mancino inquadra la porta. Schmeichel battuto, signori. E la Francia va in vantaggio con il suo numero 7, Antoine Griezmann. Let's go. Tchouameni. Bello qua Mbappé. Guardalo, guardalo Karim. Guardalo Karim. Guardalo Karim che si appoggia per Mbappé. La parata, la palla rimane lì. E chi gli annuncia Mbappé? La mette dentro, signori. E con questa capriola lì davanti sigla il 2-0. Ma Karim Benzema, signori. Cioè, che altruismo. Che altruismo di Karim. Incredibile. Perché poteva anche tirarli lì, Però aveva visto Mbappé che stava anche quasi per sciupare l'occasione. Invece no. 2-0. Vai Teo, vai Teo, vai Teo. Attenzione, Teo Hernandez, ragazzi. La palla dentro è per Mbappé, che ci arriva. Porca miseria, stava per fare un eurogol incredibile, ragazzuoli. Allora calcio d'angolo, battuto proprio da Mbappé. Forse è l'ultimo calcio d'angolo. Palla dentro, Karim è caduto. Palla lì indietro lì, Kimpembe. Andiamo un po', Varane. Finisce qui il primo tempo, ragazzuoli. Grande Francia, 2-0 per ora. Calcio d'angolo per la Danimarca. Attenzione. La palla dentro, Karim svetta bene. E allora potremmo uscire. Oddio, attenzione, no! Scusa? Ma c'è stata una deviazione o quell'animazione era un po' strana del portiere, ragazzi? Adesso voglio proprio rivederla perché... Cioè, l'ha parata ma è entrata lo stesso. Però devo capire se è perché è stata deviata oppure no. Vediamo un secondo. Qui, ok, la palla la recupera lui. Tiro. Ah, c'è stata deviazione. Ok, deviazione, quindi... Sfortuna, ragazzi. Guas al 50esimo. Altro calcio d'angolo. Occhio che prima abbiamo preso gol da calcio d'angolo, Quindi via. Via. Ok. Cioè abbiamo preso la lettera il via comunque, Occhio che da calcio d'angolo abbiamo preso gol prima e da calcio d'angolo riprendiamo gol. Pazzesco, ragazzi. 2 gol presi da 2 calci d'angolo. Veramente incredibile. Ripartiamo adesso con Dembélé. Vai che siamo tanti, ragazzuoli. Karim. Karim. Dentro l'area, Karim. Attenzione col destro! Benzema! Benzema! Che si bacia la sua fasciatura e mette dentro questa rete pazzesca 3
a 2. Qui Dembélé mette una palla dentro per Benzema, che è incontrastato perché il difensore cerca di marcare Griezmann, che stava entrando pure lui dentro l'area, ragazzuoli. 3-2, Karim Benzema. Occhio ragazzi, la palla dentro. Poulsen, mamma mia, Varane, come recupera questa palla? Calma Mbappé, ripartiamo adesso con Dembélé. Vai Osman, Dembélé signore, attenzione, 3 contro 3 probabilmente. La palla potrebbe essere messa dentro, viene messa dentro. Mannaggia, non ci arriviamo per tempo. Sempre nostra, la palla è lì per... No, che spreco, così no. Attenzione ragazzuoli, il cronometro dice che manca l'ultima azione. Mamma mia Koundé, tiriamola via. Triplice fischio e la partita finisce qua. 3-2, punteggio pieno per questa Francia per ora, 6 punti. Porca miseria ragazzuoli, 6 punti che hanno un peso incredibile. Siamo primi là davanti, da soli. Francia-Tunisia, ultima partita del girone, signori. Qua bisogna far bene per chiudere al meglio, ovviamente, questo cammino. Siamo automaticamente di là. Penso che in teoria siamo automaticamente anche primi in realtà, perché guardando il girone, se noi andiamo a perdere con la Tunisia, no, va a 6, scontro diretto, ok, no. Comunque facciamo un po' di turnover, perché poi gli ottavi, chissà chi ci aspetta. Comunque qui ragazzuoli mancano sia Nkunku che Camavinga, che dalle convocazioni anche Fofana del Monaco, quindi mancano un po' di giocatori in realtà. Comunque abbiamo fatto qualche cambio e siamo prontissimi adesso per andare a giocare contro la Tunisia. Sarà Francia-Tunisia. Questa è l'ultima partita dei gironi, ragazzi. Qui si decide se passiamo primi, se passiamo secondi. In teoria non se passiamo, perché dovremmo già essere automaticamente agli ottavi, a prescindere dalla gara di oggi. Comunque, ragazzuoli, Francia-Tunisia. Facciamo il risultato anche oggi, facciamo vedere chi siamo, facciamo paura a chi dovremmo incontrarci agli ottavi di finale. Quindi, let's go. Griezmann, buona la palla qui, attenzione, Coman. C'è Mbappé dentro? L'ho visto bene? L'ho visto bene, Mbappé prova con la rovesciata, niente da fare. La palla è lì, attenzione. Belleder, quasi. Occhio alla Tunisia che attacca. Porca miseria, è scappato quello. Attenzione, la palla dentro, possibile. Occhio, gol. Porca miseria, quello non ha tirato, mannaggia. Pensavo andassi direttamente a tirare, invece no. L'ha riappoggiata al compagno qui. Tac, e qui l'ha appoggiata, pensavo tirasse lui. 0-1. Calma signori, calma. Calma Belleder, dall'altra parte per Dembélé. Osman, Dembélé, attenzione, si può appoggiare qui per il compagno. Eccolo Griezmann, che sfiora appena la palla, ma quanto basta per metterla dentro la porta. 1-1 Griezmann, e va a esultare davanti alla telecamera. Che giocata signori. Qui Dembélé l'ha messa dentro, si è appoggiato a Belleder che si appoggia su Griezmann, che la sfiora appena, la indirizza proprio, l'accompagna verso la porta, guardate, l'appoggia solamente e la palla rotola piano piano, molto lentamente, dentro la porta per 1-1. Attenzione alla Tunisia, madonna santa, ma come fanno a fare sti gol? Al 45esimo minuto e 34 secondi, dire, il tempo era finito. No, veramente, che peccato. Fammelo rivedere, Beppe. Cioè, questo, scusa, gli arriva la palla, va bene. Tira, a parte che Lloris era piazzato abbastanza male, Tutto sulla destra, non so perché. 2-1, vabbè, fine primo tempo. E infatti, fine primo tempo. Attenzione alla Tunisia. Occhio alla Tunisia, mamma mia Lloris. Vai Lloris, roba tua, Bravissimo. E allora forse ripartiamo adesso. Belleder, Guendouzi. Attenzione, Guendouzi. Arriva Digne a supporto. Vai Digne. Sempre Digne, attenzione. La può mettere dentro. No, deve andare dietro su Kylian. Dembélé. Per il compagno, eccolo lì. Per il compagno! Mamma mia, non me l'aspettavo! Kylianuccio che fa l'esultanza alla Umtiti! Che golletto, signori, ma da dove ha incrociato? Ho detto, beh, di qua è impossibile che faccia gol. Però è Kylian, io di qua quasi. La provo lo stesso. Mamma mia, ragazzi! Vabbè, contando anche i portieri che ci sono, comunque, in effetti ci poteva stare. Due pari! Attenzione alla palla richiesta da Coman. C'è forse Kylian, vediamo un po' se riesce a tagliare. Non ce l'ha fatta, calma, però siamo noi. Belleder prova col destro sopra la traversa. È quasi il 90esimo, potrebbe essere una delle ultime azioni. Attenzione allora a questa Tunisia, che ovviamente non molla. Guardala che palla! Mamma mia, Lloris c'è. Ultimi secondi. Il pareggio è ottimo, perché ci
permette di essere qualificati come primi nel girone. Occhio al calcio da... Ma io voglio dire, cioè... Mi hanno preso il gol peggiore che potessimo prendere. Su un calcio d'angolo al 92esimo. Porca miseria, spero non vada a sporcare il nostro cammino. Perché la Tunisia così vince, va davanti, ma bisogna vedere se nella differenza reti anche, credo. Oltre che allo scontro diretto, se così è davanti a noi. Ma adesso lo scopriamo subito, ragazzi. Vediamo un po'. Che miseria, passiamo secondi. La stessa differenza reti, solo che loro hanno vinto lo scontro diretto contro di noi. E quindi vediamo un po' chi ci toccherà agli ottavi di finale. Forse una delle squadre peggiori che ci potesse capitare, ragazzuoli. L'Argentina. Sarà Argentina-Francia. La Tunisia ha preso la Polonia, potevamo essere noi là, porca miseria. Mentre di là il Portogallo ha preso la Serbia, il Belgio ha preso la Germania, il Brasile, il Sud Corea, la Costa Rica, la Croazia. Scusate, ma non mancano, cioè, esatto, tipo Brasile, sta gente qua. Ah, eccola, ok, c'è il Brasile, Germania, manca la Spagna, se non sbaglio. E quindi facciamo un recap. Passano Ecuador e Senegal, con l'Olanda che è fuori. L'Inghilterra passa, l'Argentina passa, ok. La Francia, la nostra Francia passa, Germania, la Spagna non passa. Ma è passata prima il Costa Rica, va bene. Belgio con la Croazia, ok. Brasile e Serbia, va bene, non passa la Svizzera. Qui non è passato l'Uruguay, ma è passato il Portogallo con la Corea del Sud. Se vedete il simbolino di fianco al Portogallo, ragazzi, è perché praticamente io credo che mi abbia selezionato due nazionali. Infatti sto simulando tutte le volte le partite del Portogallo e giocando solamente la nostra Francia, ovviamente. Comunque questo per dirvi perché c'è il simbolino. E quindi a sto punto ho scoperto che si possono giocare più nazionali in contemporanea. Comunque, Argentina-Francia, ottavi di finale, ragazzi. È Messi contro Mbappé. È quello scontro lì, ragazzuoli. Argentina-Francia. Senza ombra di dubbio, l'ottavo di finale più bello tra tutte le partite. Ora, forse il must di questo mondiale è vedere un Argentina-Portogallo, quindi un Messi contro Cristiano Ronaldo. Ma, ragazzi, vedere un Francia-Argentina vuol dire vedere due delle pretendenti, delle più favorite al titolo, scontrarsi subito agli ottavi di finale. Quindi una mezza finale. Diciamo, stiamo concentrati. Stiamo attenti, signori. Messi contro Mbappé. Vedremo chi la spunterà. Attenzione, mamma mia. Occhio, ragazzi. Occhio, occhio. Allora, qua tirano centrali e fanno gol. Cioè, va bene l'Argentina, per carità. Correa ha segnato. Però, cioè, non è possibile che Llorisse... Mo vi vedo la traiettoria del pallone. Perché se centrale... Cioè, signori di EA... Vabbè, ci sta. Bel tiro, bel gol. 1-0 dopo 4 minuti. Alla prima azione, tra l'altro. È un'Argentina, ragazzi, che gioca completamente... Tutto di prima. Tutto. Messi, guardate la che palla ha messo Messi. Tutto di prima. Non c'è niente che non facciano di prima. È clamoroso. E allora la palla di lei per Hernandez. Bella la palla per Hernandez. Il taglio di Kylian Mbappé. Tira al volo. Niente da fare. Guarda la palla qui per Coman. Griezmann. Sempre per Coman, ragazzi. Mbappé. E Benzema, scusate. Sempre per Coman. Di nuovo la palla qui per Benzema. Che prova con il destro. E siamo a due tiri fatti. Questa Francia c'è, occhio. Fine primo tempo, ragazzuoli, una partita dove la concentrazione è a livelli clamorosi, ragazzi. Voglio delle statistiche, ma stiamo giocando anche noi. Due tiri per l'Argentina, due per la Francia, ma vi assicuro che è una partita super mega attesa. Cambio di modulo, ragazzi. 4-2-2-2 con qualche cambio anche in campo. Dai, ragazzuoli, forza. Andiamo a rimetterla in riga sta partita, su. Attenzione all'Argentina, ragazzi. Sì, vabbè. Cioè, è passato su tutto in una maniera... Grazie Lloris, ma quello com'è passato? Mamma mia, grazie Lloris. E allora ragazzi, entra Lautaro Martinez. Porca miseria, Madonna santa, lo lasciano anche saltare, lo lasciano. Coman, per Karim Benzema. Benzema, attenzione. Di nuovo per Coman. Coman dentro l'area, attenzione, potrebbe tirare. Eccolo lì, Kingsley Coman. Let's go. Let's go, signori! Uno pari con l'Argentina e qui l'imbucata ci voleva. Bisogna attaccare in tanti e prima o poi la palla entra. Qui Coman poteva metterla in mezzo, fare quello che voleva, invece no. Ha deciso di tirare, di bucare il portiere Martinez dell'Argentina, insomma. Let's go, signori! Uno pari. E adesso la partita è tornata lì. Mbappé, attenzione, qui dentro per Karim che prova la girata! Oh mio Dio! Quasi! Dybala... Calma, signori. Mamma mia. Via. Mi raccomando, via. Eccolo.
Mamma mia, Ioris, grazie, 80esimo. Ragazzuoli, forza, è importante adesso. È importante adesso, attenzione all'inserimento qui di Mbappé. Bellissima la palla, Mbappé sopra la traversa. No, Kylian, questa non me la devi sprecare. Calma, no, 90esimo sta palla, perderla così no. Perderla così no. Grazie, recuperata. Oh, palla su, ci arrivi Benzema. Coman, allora, qui non so chi darla. Purtroppo non potevo lanciare, non potevo far niente. Supplementari, ragazzi. Leo Messi. Supplementari, ma che partita, signori. Facciamo un paio di cambi, quelli che possiamo fare più che altro. Perché i giocatori sono quelli, ragazzi. Attenzione, Belhedder. Potrebbe provare la bomba, lo fa! Madonna, pensavo fosse gol, ragazzi. Cavolo! Fuori Messi! Questo è proprio un gioco. Fuori Messi è impossibile, ragazzi, è entrato Alvarez. Fuori Messi, non puoi mettere Messi fuori, dai. Ultimi 15 minuti, ragazzi. Dai, ragazzoli, forza. Che adesso l'Argentina, che prova ad attaccare. Madò, bruttissima, 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 meno male. 114esimo. E anche qui cerchiamo di non andare ai rigori, perché sarà veramente dura. Palla dentro, attenzione, rimane il pallone. Non lasciamogli l'appoggio. Che sono veloci, non lasciamogli l'appoggio, che sono veloci, puoi darla. Dio santo, non sto capendo niente, raga. Non sto capendo niente. Cioè, c'erano troppi giocatori. Papu Gomez. Ci sta, è realista, ci sta. Porca miseria. Comunque, veramente, cioè, difficoltà leggendo, ok, ma ci sono squadre, anche prima la Tunisia, anche altre volte che ho visto l'Australia o altre che giocano. Porca miseria, Real Madrid. Poi l'Argentina è realistico, per carità. Peccato. Dai ragazzi, forza, manca qualche minuto. Non è impossibile. Vediamo quello che possiamo fare. Buona la palla recuperata, vai dentro. Vai dentro, attenzione. No, ho sbagliato. Non ha neanche tirato, non ha fatto niente. L'avevo passata a Coman, ma non gli è arrivata la palla. È l'ultima azione, non ci arriviamo più. Niente, è finita la partita, ragazzi. Vabbè, c'è anche l'ultima azione loro, che addirittura va a compimento. Ma la partita era già finita, perché eravamo già oltre al tempo, Francia agli fuori dagli ottavi. E qui boh. E qui a sto punto mi viene un dubbio. Cioè, non un dubbio. Questa è una partita che ci sta. Cioè, è realistico che l'Argentina possa vincere contro la Francia, per carità. Cioè, non è impossibile. Come è realistico che con la Tunisia puoi prendere gol all'ultimo minuto, perché è un calcio d'angolo, è un calcio piazzato. Quindi può capitare assolutamente. Ma a sto punto, visto che vi dicevo la roba di prima del Portogallo, voglio vedere quanto può andare avanti il Portogallo. Ovviamente le simuliamo le partite, perché, cioè, sennò diventa un film. 3-1, attenzione, Diogo Jota, tripletta. Ma Ronaldo sta giocando? E quindi l'Argentina contro il Galles, la Polonia contro l'Inghilterra, Germania-Portogallo e Costa Rica-Brasile, ho visto bene? La Francia è stata eliminata, va bene. Andiamo a vedere allora la Germania-Portogallo. Simuliamo la partita, vediamo un po', attenzione, penso che vinca. 3-2, Ottavio Bernardo e Ronaldo, ragazzi. E questo Portogallo, attenzione, va avanti. Quindi sarà Portogallo-Costa Rica e Galles-Inghilterra. Vabbè, se va a vincere... No, aspettate. Se va a vincere il Portogallo, il prossimo episodio lo facciamo col Portogallo, ragazzi. Vediamo un po' Costa Rica-Portogallo, 0-1, gol di Ronaldo. E a questo punto, ragazzi, la finale è Inghilterra-Portogallo, finale del mondiale. Ma non ci credo. Finale del mondiale, ragazzi. Non ci voglio credere. Ah, ci abbiamo un espulso. Vabbè, mettiamo Mendes, per forza. Dentro Mendes, mettiamo qui così. Va bene, io non ho toccato niente, ovviamente, perché era giusto così. Andiamo a vedere che succede qui. Inghilterra-Portogallo. Non ci credo. Portogallo campione del mondo. Cioè, campioni del mondo, ragazzi. Col Portogallo, incredibile. Cioè, l'episodio è partito con la Francia, ma il Portogallo di Cristiano Ronaldo vince clamorosamente la Coppa del Mondo. E quindi, prossimo episodio col Portogallo, ragazzi. Ovviamente il Portogallo è una di quelle squadre da fare. Mi raccomando, fatemi sapere se volete nel prossimo episodio o vorreste vedere un'altra squadra come l'Argentina, per dire. Se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzuoli. Qui sotto un commento con la prossima squadra. Grazie della visione, grazie di tutto. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo. Prossimo video.